perché già il nostro coordinatore provinciale ha detto quasi tutto, insomma, quindi ringrazio davvero a Maria anche per aver assunto questo ruolo che non era in questo nuovo partito. Maurizio, mi auguro che in realtà già il segnale di cambiamento l'elettorato regionale l'ha dato. Un percorso importante anche che parte dalla provincia di Cosenza con una sezione, con una sede che rappresenterà questo territorio, ma la Calabria parte con Coraggio Italia, con un coordinamento nei territori. Sì, non c'è dubbio, un'esperienza questa politica nelle regionali che ha avuto successo, ha avuto riscontro con l'elezione dei due consiglieri regionali e qui a Cosenza immediatamente l'autoressa Felicetti e tutto il coordinamento provinciale si è organizzato per aprire una sede che avrà evidentemente un ruolo importante anche per il radicamento del partito sul territorio. A livello nazionale cosa sarà questo partito? Si parla che nei prossimi mesi ci saranno delle evoluzioni, c'è una discussione in atto, cosa sta accadendo? Allora, in Coraggio Italia c'è una discussione come in molti altri partiti in vista della formazione anche di una federazione di centro che in questo momento può essere molto importante anche nell'elezione del Presidente della Repubblica. Ma ci sono discussioni in tante altre forze politiche che anche nel centrodestra su come comporci ai fini della proposizione poi delle elezioni del 2023. Questo è un momento nel quale è normale che ci sia una discussione politica, un confronto in tutte le forze politiche, compresa Coraggio Italia. Le nostre intenzioni sono sicuramente quelle di continuare questo percorso che abbiamo iniziato con le elezioni regionali, ma chiaramente non si esaurisce lì. Noi crediamo nei valori, nelle idee di Coraggio Italia, le vogliamo portare avanti e l'apertura di questa sede mette un punto fermo su questa nostra intenzione, che è quella di continuare. Coraggio Italia è un partito che ha dimostrato una grande forza, una grande vitalità, ha avuto uno slancio notevole in queste elezioni, ha raggiunto il 6% delle preferenze, ha espresso ben due consiglieri regionali in un lasso di tempo molto breve, è nato a luglio, a ottobre già ha avuto questi risultati molto soddisfacenti, noi ci crediamo e a quanto pare anche a livello italiano, a livello nazionale, sta ottenendo dei risultati importanti. E noi pensiamo che la sede sia fondamentale, anche perché tra poco ci saranno anche le elezioni comunali in tantissimi comuni della provincia di Cosenza. Noi vogliamo partecipare con dei nostri candidati, con le nostre forze, ed è importante avere un luogo in cui incontrarsi, in cui creare relazioni, ascoltare le istanze che vengono dal territorio e dare delle risposte. Ma noi chiediamo un confronto continuo con questa giunta regionale, perché è chiaro che come soggetti attuatori, quindi gli enti locali che attuano, diciamo, anche le politiche che mette in campo la regione, è un rapporto privilegiato proprio per cercare di, specialmente nell'ultimo scorcio della programmazione 14-20 e nella nuova, oltre a PNRR, di creare degli input programmatici che servano a mettere insieme soprattutto le esigenze di territori e non soltanto del proprio comune, proprio perché c'è necessità di fare rete in Calabria e soprattutto gli enti locali insieme possono, proprio per le caratteristiche delle risorse comunitarie, fare un'azione programmatica congiunta e portare a termine e soprattutto velocizzare la spesa e rendicontarla, proprio per far uscire fuori la Calabria dalle secche. Oggi abbiamo tracciato una tappa importante qui a Cosenza, abbiamo inaugurato la sede provinciale di questa organizzazione politica di Coraggio Italia, è il segno che questo partito è presente in questa provincia, si sta radicando e questi sono i primi frutti, diciamo. Da questa sede inizieranno attività di propagazione su tutto il territorio della provincia che interesserà gli amministratori locali, i cittadini, quindi vorremmo sempre più far sentire la nostra voce. E la nostra presenza in Consiglio regionale invece sarà vocata proprio a questo, quello di lavorare per i territori, rappresentare questa forza nuova che bada alla concretezza, alle cose da realizzare, ai programmi da redigere, ma anche soprattutto da rispettare, perché questo mandato del Presidente Occhiuto
si concluda e volga i 5 anni con dei risultati concreti che porti la Calabria finalmente, la tolga dall'ultimo posto delle classifiche nazionali.